Spettacolo, i giovanissimi su questa fantastica pista allestita per il parallelo di Natale. Come sta andando? Beh, direi tutto molto bene. È un po' una gara dell'inizio stagione agonistica per il nostro ciclclub della Bergamasca, quindi io ringrazio il mio allenatore Ghilardi Marco, unitamente appunto dello staff che insieme con la provincia di Bergamo e Fisi, che hanno allestito questa bella gara. Direi che è un bel inizio. Sicuramente per noi è una prova generale per la gara domani, e quindi finita questa gara qua ci buttiamo. Vedo che i ragazzi sono divertiti e si stanno divertendo. E domani grandi nomi. Sì, domani sì, veramente grandi nomi per questa 24esima edizione. Direi che tengo pubblicamente a ringraziare questi atleti che, sapendo che avevo preso la data, purtroppo l'unica disponibile, del 24 dicembre, che comunque li ringrazio gli atleti, perché nonostante fosse la vigilia di Natale sono venuti ben volentieri a partecipare a questo parallelo, e io li sarò riconoscente perché sapevo che era una data difficile. Non è una gara, non è una gara con punteggio, ma è una gara promozionale. Io continuo a sostenere che è la festa dello sci italiano, quindi scambio di auguri da come è nata questo parallelo. Sindaco, si è aperta la stagione sciistica nel migliore dei modi con una manifestazione a Rampio Aggio. Come sta andando la prima giornata? E l'invito ovviamente a raggiungerci domani. Direi proprio di sì, organizzazione perfetta, è arrivata la neve, tutto è andato per il meglio, ma soprattutto sarà la giornata clou, sarà domani, con l'arrivo della squadra nazionale di tutti i big. Quindi siamo pronti per ospitarli e per fare un'altra giornata di grande sport e di successo per Foppolo e per lo sci. Ricordiamo un po' l'offerta in merito alle piste che possiamo trovare qua in Alta Val Brembana. Bene, negli ultimi anni il nostro comprensorio con Carone e San Simone si è molto ampliato, abbiamo modificato i tracciati, abbiamo fatto impianti nuovi, abbiamo veramente migliorato molto l'offerta turistica. Questo ci permette oggi di porci di nuovo come stazione importante nello scenario lombardo e nazionale.